Grazie Presidente. Beh, inizierei dando la mia solidarietà al relatore, nel cui tono ho riconosciuto la difficoltà, nel senso che c'è oggettivamente un problema di bilanciamento tra la politica, diciamo anche i valori della politica e le scelte economiche. Sì, in effetti il Presidente del Sudan con quale firmeremo un accordo, è un criminale di guerra. Dal 2003, dicono le Nazioni Unite, è riuscito a fare tra i 180.000 e i 300.000 morti e 2 milioni e 700 milioni di sfollati e rifugiati. Cioè, parlare di generica violazione di diritti umani mi sembra anche un po' riduttivo rispetto alla situazione in Sudan. Solo nel 2009 sono stati assassinati 2.500 sudanesi e gli sfollati sono stati 350.000. Sentivo il collega Pianetta che diceva facciamo affidamento sul referendum. E come non fare affidamento sul referendum dove il presidente del nord è stato eletto col 62% dei voti e quello del sud che è più bravo col 98% dei voti? Ricordava lei, onorevole Pianetta, la situazione nel sud del paese, perché non c'è solamente un semplice dittatore criminale ricercato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini che ha commesso nella regione del Darfur. C'è tutta una situazione in quel paese che è preda di un conflitto interetnico e nello stesso tempo interreligioso. C'è un conflitto tra credenze e religioni, c'è una guerra religiosa in atto tra religioni. Ecco, noi crediamo che la scelta di calendarizzare un accordo per il rafforzamento dei rapporti commerciali e finanziari con un paese come questo e con un presidente come questo è il risultato di una precisa scelta di apertura politica ai governi autoritari di tutto il mondo. Per il momento avete fatto solamente la Libia, adesso il Sudan, ma se questa è la strada che volete, che questo governo vuol percorrere, e purtroppo anche una scelta largamente condivisa in questo Parlamento, noi riteniamo invece che ci sia necessità di dire di no, ci sia necessità di sottolineare che non siamo di fronte alla ormai banale, rituale violazione dei diritti umani. Questo è un paese particolare, è un paese particolare al quale noi non stiamo dando alcuna mano, altro che l'Italia si è data da fare, ma se l'Italia si è data da fare e questi sono i risultati, io credo che ci sia qualcosa da rivedere nella nostra anche politica e non solo nelle nostre scelte economiche e finanziarie. E non è un caso, credo che la campagna per il Sudan, che veda impegnate le ACLI di Milano e di Cremona, la Caritas Ambrosiana, la Caritas Italiana, Mani Tese, i missionari e le missionarie comboniane, Pax Christi, non Comunione e Liberazione naturalmente, sia l'associazione, il gruppo più preoccupato di quello che voi state facendo. Cosa volete di più? Cioè, quali scelte politiche, di quali scelte politiche state parlando? E allora parlateci un po' più approfonditamente delle scelte economiche. L'energia, certo, l'energia. Allora, onorevole Farina, mi scusi, ma la bilancia, vogliamo tentare di cercare di trovare un punto di mediazione e non ogni volta tra politica ed economia. Tra diritti umani ed interesse, la bilancia sempre pende sull'economia e gli interessi. Ma gli interessi di chi in questi paesi? In questi paesi dittatoriali, quale Corte dei Conti controlla i conti delle nostre aziende o delle aziende che pagano le nostre aziende? Questi sono altro che paradisi fiscali. Questi sono i paesi dai quali arriva il nero, non solo il greggio. Anche l'altro. Ecco perché poi c'è, e io davvero sono solidale perché so che lei ha difficoltà a dover accettare tutto questo, ma forse ogni tanto qualche no bisogna dirlo. Grazie.